l'innovazione sta entrando prepotentemente nella sanità. Come ha cambiato e come cambierà in futuro i modelli di assistenza? È un cambiamento epocale, però è un cambiamento che presenta da una parte enormi prospettive, da un'altra parte enormi rischi, perché si associa a una transizione epidemiologica e demografica che in particolar modo il nostro paese sta vivendo, e anche a una differenziazione professionale, cioè al modo con cui le professioni sanitarie devono cambiare. Però per ritornare alla tecnologia, oggi è l'epoca della storia della medicina in cui abbiamo più nuova tecnologia in assoluto, peraltro con una esplosione prorompente, addirittura che appunto si parla di innovazione dirompente. Il problema è che questa innovazione costa e quindi per pagarla bisognerà trovare delle risorse. Allora quello che noi come strutture pubbliche in particolar modo ci possiamo permettere è di pagare soltanto l'innovazione di valore, cioè quella che effettivamente aggiunge un valore innanzitutto ai cittadini, ai pazienti, cioè li fa stare meglio, li fa evitare di ammalare, li fa evitare di diventare più gravi. Innovazione che sia positiva per i professionisti, perché non dimentichiamo che sono i professionisti che la devono gestire, ma innovazione che sia positiva anche per le casse dello Stato, che sono sempre più precarie sotto questo punto di vista. Se questo incrocio non viene gestito attentamente, si correrà il rischio che questa innovazione ce l'avranno soltanto i ricchi o quelli che vivono in alcune regioni meglio gestite o quelli che se le possono pagare. Appunto, perché la nostra sanità italiana vive purtroppo il problema delle diseguaglianze sia territoriali che sociali. Non è che per caso l'innovazione da grande opportunità per gli assistiti può diventare invece un ulteriore fattore di discriminazione? No, è sicuro che sarà così, perché se non viene gestita con l'adeguata complessità di questo settore e se soprattutto viene accettata indiscriminatamente, può essere invece un fattore di spreco di risorse che potrebbero essere impiegate altrimenti e un fattore di generazione di diseguaglianze che già adesso noi abbiamo, ma che con le tecnologie diventeranno ancora più eclatanti. Già noi per i farmaci lo vediamo, ci sono alcune regioni a cui i farmaci innovativi non arrivano, che sono regioni che hanno problemi economici e che sono in piano di rientro e che sono state costrette, positivamente per le casse dello Stato, a rientrare dei propri debiti, però questo ha significato una triplice penalizzazione dei cittadini adesso, figuriamoci in futuro con le nuove tecnologie.